Dall'esordio dei padroni di casa del Qatar, di Félix Sánchez del Qatar, campione d'Asia in carica, all'esordio dei campioni d'Africa del Senegal di Aliou Cissé, che si è conquistato il pass grazie ad una sfida emozionante vissuta nell'atto conclusivo dell'ultima Coppa d'Africa contro l'Egitto. Un match che si è riproposto per il playoff per lo spareggio di qualificazione verso il sogno iridato. L'esordio per i leoni del Teranga opposti agli Orange di Louis van Gaal, un allenatore dalla grande esperienza che ritrovava dopo 3.054 giorni dopo. Avete capito bene, era lo scorso 12 luglio del 2014. Il mondiale in terra brasiliana, da una parte il Brasile che arrivava dalla disfatta, da quel 7-1 subito in semifinale davanti alla Germania, poi campione del mondo contro l'Argentina, grazie al gol ai tempi supplementari firmato da Mario Götze. Dall'altra invece gli Orange, l'Olanda, che grazie ai gol di Van Persie, Blind e Georginio Wijnaldum riuscì a conquistare il terzo posto nel mondiale verde-oro. Ragazzi, 3.054 giorni dopo è di nuovo mondiale, è di nuovo sogno iridato per una nazionale che ha perso ben tre finali, l'ultima nel 2010 con il gol a 2 minuti dalla conclusione, a 2 minuti dai calci di rigore, finalizzato da Andreas Iniesta. Un esordio con la vittoria per gli Orange nella finale, una partita combattuta, una partita in cui il Senegal ha comunque messo in difficoltà la nazionale di Louis van Gaal, ma nel finale, prima all'84esimo, il colpo di testa di Cody e Gakpo, l'esterno, l'attaccante del PSV Eindhoven, che sulla cross dipinto da De Jong è riuscito ad anticipare l'uscita maldestra da parte di Mendy. Mendy che probabilmente è l'eroe in negativo della serata, perché l'uscita al minuto numero 85, a 5 minuti dalla conclusione del secondo tempo, a 5 minuti dal 90esimo, non si può operare in quel modo. Uscita maldestra, uscita avventata, ecco, dal disastro combinato da Al-Shib, dall'estremo difensore qatariota, ieri sera nel match d'esordio, nel match che ha aperto questo mondiale invernale, mondiale storico, alla prestazione tutt'altro che positiva da parte dell'estremo difensore del Chelsea. Gli errori di Mendy, perché nella finale rinvio di Noppert. Noppert che ha anche avuto una esperienza nel nostro campionato in Italia con la maglia della Foggia, lo stacco di testa, la corsa da parte di Depay che mette in difficoltà e Kalidou Koulibaly. L'attaccante Blaugrana rientra sul sinistro, c'è la parata da parte di Mendy, ma il tap-in vincente al minuto numero 98, proprio negli ultimi secondi, firmato da Davy Klaassen, l'ex Everton Werder Bremen, l'attuale centrocampista dell'Ajax, trova il gol del raddoppio che chiude davvero una gran bella vittoria, una bella prestazione all'esordio, 3 punti importanti. Adesso il secondo appuntamento contro il Qatar è sicuramente una crocevia fondamentale per quanto riguarda il sogno primato assoluto. E Olanda ed Ecuador che si giocheranno sicuramente il primato assoluto. Per quanto riguarda invece il sogno qualificazione, ci sarà sicuramente una bella sfida da vivere tra Senegal ed Ecuador.
Ma l'assenza, purtroppo, da questo mondiale di Sadio Mané toglie tantissime possibilità ai campioni d'Africa in carica, alla nazionale di Aliou Cissé, protagonista nella mondiale di Giappone e Sud Corea 20 anni fa, riuscì ad eliminare addirittura la Francia, campione del mondo in carica, e a portare il Senegal per la prima volta ai quarti di finale del titolo iridato. Una partita che ha visto comunque un Senegal, come detto, grande protagonista, la cross di Sarr, la deviazione di Boula Dia, attaccante della Salernitana, dopo pochi minuti, l'azione importante, anticipato, lo stesso Bergwijn dopo una bella azione iniziata, finalizzata da Gakpo, e chiusa comunque da un intervento difensivo, il tentativo alto sopra la traversa, la porta difesa da no perde da parte di Sarr, e poi un De Jong anticipato all'interno dell'area di rigore da una bella palla dello stesso Bergwijn. Bergwijn che viene anticipato da Diallo, il tentativo poi di Sarr con la deviazione di Van Dijk. Van Dijk pericoloso dagli sviluppi del corner, sia nel corso del primo tempo, ma anche e soprattutto nella ripresa al 53esimo, Ake, Van Dijk e Matthias De Ligt. Il terzetto difensivo sicuramente è uno dei migliori pacchetti difensivi che il Mondiale di Qatar 2022 ci potrà far ammirare in questo mese di grande calcio. Una partita bloccata che vive delle fiammate nel corso della ripresa, che però viene decisa dal dipinto, ecco, usiamo comunque un gergo importante, da un dipinto da parte di De Jong, dal colpo di testa di Cody Gakpo, dell'attaccante del PSV Eindhoven, dal tap-in vincente nella finale al minuto numero 98, firmato da David Klaassen per il successo degli Orange nel giorno del ritorno dopo più di 3.000 giorni dall'ultima partita, dalla finale del terzo, quarto posto vissuta a Rio de Janeiro. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!